Ieri la Automobile Club di Reggio aveva apertamente criticato il moltiplicarsi dei monopattini. Oggi l'assessore alla mobilità del Comune di Reggio risponde: non è facendo guerra alle novità che otterremo spazi pubblici più vivibili. I monopattini elettrici causa e non soluzione di problemi per l'ACI di Reggio, che li ha definiti inefficaci per la diminuzione dello smog e poco sicuri per la viabilità. Il presidente dell'Automobile Club di Reggio, Marco Franzoni, è stato netto su questo mezzo di mobilità che, anche grazie agli incentivi dei mesi scorsi, sta prendendo sempre più piede, che allo stesso tempo divide. Da una parte ovviamente chi lo utilizza in maniera entusiasta, soprattutto i giovani al di sotto dei 18 anni, dall'altra parte gli automobilisti che si lamentano per la presenza sulle strade di questi mezzi o persone che criticano la sosta selvaggia dei monopattini. Al presidente ACI risponde Carlotta Bonvicini, assessore alla mobilità del Comune di Reggio. Di recente l'amministrazione, dopo la pubblicazione di un bando, ha dato il via libera al servizio di noleggio pubblico di monopattini. I monopattini sono comodi e versatili, equiparati alle biciclette, come tali vanno intesi, dice Bonvicini. Chi commette infrazioni va sanzionato, così come accade per tutti gli utenti della strada, ma l'introduzione di casco e targa potrebbe dare il via ad analoga misura per le bici. È una novità a cui non siamo abituati? Ci abitueremo, anche a parcheggiarli meglio. Tuttavia, come per le biciclette, dove non arriva il codice della strada, dovrebbe essere il buon senso a dirci di lasciare in luoghi consoni. Le scelte di mobilità che ognuno di noi fa quotidianamente, dice ancora Bonvicini, sono l'ultimo tassello di un quadro ampio in cui tutti oggi siamo chiamati a fare scelte coraggiose. Non è facendo guerra alle novità o mettendo gli utenti della strada gli uni contro gli altri che otterremo città e spazi pubblici più vivibili. Parlando di consumi, poi, con uno smartphone in tasca e un'auto parcheggiata fuori casa, vogliamo davvero polemizzare sulla fonte dell'energia con cui vengono ricaricati i monopattini o sullo smaltimento delle loro batterie?